Perfetto, livello 18 è il massimo che sono riuscito ad arrivare fino ad ora. Abbiamo aperto 100 forzieri, che cosa mi dai? Delle anime da masticare, guarda. Se non le volessi sprecare... Ah, però aspetta, abbiamo completato qualcos'altro? Avresti un momento per me? Devo informarti di una cosa. Finora hai completato diverse delle mie richieste. E come pensavo, questo mondo è proprio interessante. Così tanto da sentire l'impulso di esplorarlo personalmente. Dunque, vorrei richiederti di accompagnarmi in vari luoghi. Vieni al centro commerciale Paolonia più avanti, ti darò maggiori dettagli allora. Ok, a spasso con Elizabeth. Quando avrai completato diverse missioni, Elizabeth ti chiederà di tanto in tanto di accompagnarla in vari luoghi. Puoi accompagnarla in qualsiasi momento nelle ore diurne, ok? Quindi è un confidant giornaliero. Le uscite con Elizabeth non fanno passare il tempo. Ah, perfetto, perfetto, meglio ancora. Quindi non devi preoccuparti di pianificare le tue giornate in base a lei. Ah, fantastico, grazie, che bella notizia che mi hai dato. Per quanto voglia bene le due gemelline di Persona 5, andare a giro con loro ci faceva perdere la serata. Dunque, vediamo che cosa possiamo fare a livello 18, se c'è qualcosa che possiamo sfruttare. A livello 18 possiamo arrivare fino a Neko Shogun, ok. Allora, io direi di iniziare dal basso verso l'alto. Sono Niki Mitama. La serenità è il vero protettore del riposo. Ti seguirò alla ricerca della pace. Ma che figo è! Io Naga, volevo passare la vita a cantare e danzare, ma non credo sarà più possibile. Wow, le ambizioni. E tra l'altro è salito di un bel po' di livello. Potenzia angosce e fiumana di colpi. Sì, cambiano le abilità in codesto giù ego. Che bello, sì. Mi cambi che cosa a fondo, eh? Ok, accetto. Cambia in... Ok, fato intrigante. Alta chance di confusione. Ah, Rakshaga. Questo è bello, questo è bello. Due debolezze, però anche due resistenze. Non male. Io sono Rakshasa. Coloro che si ergono contro di te verranno colpiti dal terrore e dalla disperazione. Certo. Finale tragico. Danno medio di un nemico, bassa chance di paura. Che bellino sto gatto. Dimezza la chance di subire brutti colpi. Ok, iniziamo ad avere roba buona qui. Oh, però ancora fusioni fallite non ne abbiamo ottenute, eh. Io sono Neko Shogun. Sarò la tua felina avanguardia e ti guiderò verso la vittoria. Miau. Che bello che è. E con questo abbiamo finito tutto quello che avevamo da fare. Perfetto, basta così per oggi, grazie. Detto questo, ragazzi, fuori da qui. Che c'è? È finito per oggi? Cacchio, abbiamo raggiunto la cima. Va bene, riposati e preparati per la prossima missione. Lunedì. E, tra l'altro, come avevo detto l'altra volta, adesso andiamo anche dal dottore a farci dare la medicina. Giorno, puntuale come sempre, Starkun. Stamattina Junpei si è alzato prima del solito, con la faccia di uno che va al patibolo. Che è successo? Deve essere un evento raro. Oggi scopriremo i voti degli esami intermedi, per cui... Ha detto che supplicherà i professori per farsi alzare i voti prima che vengano pubblicati, come se servisse a qualcosa. O comunque, ricordi quella ragazza di cui stava parlando Sanada Senpai? Yamagishi-san? Ho sentito che è di costituzione debole, ma sono solo delle voci. Chissà com'è davvero. Avere nuove reclute in squadra non è male, eh? È vero, io sono la nuova recluta capo della spedizione, tra l'altro. Dunque, vediamo i suddetti voti. Ehi, ragazzi, sono usciti i voti! Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Che bello che ogni volta finiamo in sta cosa. Sono tra i primi 10. Yes, e avremo anche il premio. Mi guardano tutti. E vai, fascino. Yes, fascino livello 3. Ora che ci penso, Mitsuri mi aveva promesso un regalo se avessi ottenuto buoni voti. Dovrei parlare con Mitsuri la prossima volta che la vedo. La pausa pranzo è quasi finita, devo tornare in classe. Grandi soddisfazioni. Oh, che bello, già una domanda? Bene, tutti seduti, potete mostrarvi i punteggi a vicenda dopo. Ora, prendiamoci un po' di tempo per dare un'occhiata agli esami. La prima parte era la sezione di dettatura dei kanji. Come avete fatto a sbagliarla? Erano punti regalati. Giuro, a volte mi vergogno di essere la vostra insegnante. Vero Maya? Dai, è palesemente lei. Poi c'era il saggio breve, la risposta a un passaggio sul bullismo nelle scuole. Qui non c'era un'unica risposta esatta. Potevate scrivere ciò che volevate, a patto di non andare fuori tema. Potevate anche scrivere qualcosa di cui non avevate mai parlato a nessuno, come il bullismo al Gengoku, per esempio. Anche se sono certa che non è un problema di questa classe, vero? Non sopporti i codardi che fanno i bulli, non dimenticatelo. Oh, ho sonno. No. Intelligenza ci serve.
Oh, per quanto noi potremmo dormire sempre, ci serve... eh? Ok, prossima sezione. Questa l'avete sbagliata in tanti, io no però. State prestando attenzione? Bene, vi era stato chiesto ad ogni caso di scrivere la coniugazione corretta. Nel primo caso la risposta è E. Se avete scritto però, avete avuto la fortuna di ricevere un punteggio parziale. La prossima volta non succederà, avete capito? Sono rimasto sveglio. Lo so. Dai, il cacchio di sapere ci serve. Maledizione, abbiamo aumentato fascino. Su, ci serve anche il sapere. Dobbiamo uscire con la senpai, dobbiamo essere dei geni. Per oggi le lezioni sono finite. Junpei! No, è uscito. Volevo vedere cosa mi diceva. Allora, è probabile che usciremo con lui, eh? Ah, Star-kun, ho visto i risultati degli esami. Eri davvero in alto nella lista. Kirijo senpai era davvero colpita. Chissà, magari ti darà anche una ricompensa. Lo so. Spero che però la ricompensa non mi prenda tutta la giornata. Perfetto, beviamo la nostra medicina che speriamo che un giorno non ci uccida. Coraggio aumentato, non abbastanza. Mi chiedo quanto ci metteremo ad arrivare al livello 5. Sei impegnato, questioni di lavoro, abbiamo un nuovo hamburger e qualcosa per te. Ok, da te ci devo venire. Allora, che premio ho guadagnato oggi? Ah, Star, ho visto i risultati degli esami, ottimo lavoro. Tieni, questa è da parte del preside. È una ricompensa per aver saputo conciliare la scuola e le nostre attività extracurricolari. Incenso del potere... Ci sono gli incensi anche in questo gioco, ma dai! Gli incensi in realtà guarda che non sono una cazzata. Se riusciamo a ingranare per bene le varie persone, l'incenso può essere una buona soluzione. Aggiunto, c'è anche la richiesta di Elizabeth che ci ha detto che non ci occupa il nostro tempo. Però prima andiamo a vendere tutta la roba e a comprare eventualmente roba migliore. Quanto ci facciamo? $34,000, buono! Fantastico! Siamo quasi a $100,000, se non avessi comprato le persone da Elizabeth prima ci saremmo arrivati. Allora, io e Akiko abbiamo bisogno di armi nuove. Volendo, non costa neanche troppo, dai. Facciamola questa spesa. Andiamo da Elizabeth. Ciao. Ti stavo aspettando. Per quanto riguarda la mia richiesta di accompagnarmi in vari luoghi di questo mondo, vorrei che mi mostrassi innanzitutto questo centro commerciale Paulonia. Se hai tempo, vieni a prendermi finché c'è il sole. È come se la tua presenza emanasse una luce ben più brillante di prima. Forse tutto il tuo impegno sta dando i suoi frutti. Ecco, non sarà molto, ma è il mio dono per te, ti prego di accettarlo. Elizabeth, usciamo. Oh cielo, aspettavo che me lo chiedessi. Andiamo? Oh, finché non mi ruba tutta la giornata a me va benissimo, quindi. Che cosa è? La fontana? Che sorpresa. Se lanci la monetina, sì. Calmati. Everybody stay calm. Provaci. Vai, non lanciare troppi soldi, eh. 10.000 yen in monetine così. 500 yen 2000 mai. Porca troia. La madonna, è impazzita questa. Dagli a me i soldi. Dagli a... Ma porca miseria. direi di sì, Intanto non ci giriamo. Mettiamo tutti i soldi in tasca. Lo sportello della polizia. Sì, quello là mi vende le armi, pensa. Non hai tutti i torti, brava. Noi non li uccidiamo. Esatto. Brava. Tra l'altro quella fotografia è inquietantemente vera. Quella lì sulla... per voi, sulla... sulla sinistra. È chiuso. Esatto. L'hai visto adesso, sorella? Zehi,
Guarda, sono sicuro che nel gioco di ballo tu balli esattamente così, guarda. Ballavi benissimo, sono sicura. Allora, io non so se nel gioco originale ci fosse la scena di ballo, ma sono sicuro al 90% queste mosse le faccio anche nel gioco di ballo. Tutto quello che vuoi. Andiamo in sala giochi allora. Game Center. Il karaoke sì, però la sala giochi, dai. Non è proprio così, però... Quello sì. Dai, andiamo a fare l'artiglio. Che cosa hai visto? Oh no, altri soldi. Ma porca miseria. Esatto, sì. Di alga, palchi e ghiratina ci sono. Si è pure messa a correre. Ho fatto tanti desideri. Dai, andiamo in sala giochi. Ah, non c'è la scena della sala giochi? No, una forza moderata, mi raccomando. Di nulla. E sono convinto. Assolutamente, quando vuoi. Ho fatto ritorno alla stanza di velluto con Elizabeth. Ti ringrazio per prima. Ora, dunque, come posso esserti d'aiuto? Vorrei visitare il centro di Paolonia, perfetto. Grazie per avermi mostrato il centro commerciale Paolonia. Quella fontana, non ho ancora deciso cosa desiderare. Purtroppo il mio padrone non vuole installare una pista da ballo nella stanza di velluto. Ero così determinata ad aprire un club velvet che è stato difficile trovare un altro desiderio. Desidero pensare a un desiderio. Ecco, non era così difficile. Ecco la tua ricompensa. Shang San piccolo. Che cacchio è? Ora puoi fondere... Mi dà le ricette per le varie persone. Vabbè che guapo. Siamo onesti. Non è sta gran persona, però è tutto ben accetto, dai. Ma non è che i soldi, no? Non è che mi posso buttare nella fontana a prenderli? Ti immagini se era un bel easter egg della serie? Se vai a controllare la fontana, trovi i soldi che lei ha lasciato. Certo, 1.000.000 di yen magari no, però. Però non mi è arrivato il messaggio dell'amico dello sport. Allora, come va il ginocchio? Ehi, Star, finalmente gli esami sono terminati. Qual è il piano per oggi? È ora di andare a degli allenamenti. Vieni, sono indeciso se mangiare un boccone prima di andare. Sento di potermi avvicinare. Non penso che il nostro legame si rafforzerà? E questo è lo stesso dubbio che però ho con Maya. Ma è perché siamo già arrivati a un punto in cui dobbiamo aspettare? O perché semplicemente non va avanti e basta? Quindi abbiamo o lui o la bambina allora. Sai che onestamente forse andrei con la bambina. Che suona malissimo quello che ho appena detto. Potenzia chance di critico. Aumenta la chance del critico. Porca troia. D'accordo, andiamo con Maiko. Prima però andiamo qui e iniziamo a duplicare un po' delle carte nuove. Maiko, come stai? Ciao. Secondo te Camicia Righe sta bene? Ha detto che viene solo le domeniche, ma io quel giorno non passo. Vorrei giocare ancora con lui, ma va bene, oggi ci sei tu. Oh, che carina. Ok, stiamo un po' con lei. Oh, è tutta contenta lei. Siamo forse, gli unici amici che possa avere. È vero, ce l'aveva raccontato. Te l'hanno fatto il regalo? Meno male. Te l'avevo detto io, Te l'avevo detto. Ma certo che ti vogliono bene. No, che non ti vogliono bene, Dio mio. È fantastico, allora. Dio mio. Oh. Beh, ci credo, sorella. Me ne hai portato un pezzo? Allora, io sono convinto che in realtà lei forse abbia mal compreso la situazione. In realtà il padre è tanto fuori per il lavoro e se c'è del malcontento è perché lui è stressato, anche la madre è stressata e quindi lei ovviamente ne risente. Però magari in realtà è solo un'esagerazione da bambini,
Sorella, senza sapere le motivazioni non ti posso dire. La doppiatrice giapponese mi ricorda tanto Anya in Spy for Family, comunque. Sento che il nostro legame si è rafforzato, speriamo, dai. E siamo già al livello 4. Oh, è incredibile come siamo avanti con i Confident lontani da noi e quelli vicini tipo a scuola siamo ancora 1-2. Ciao ciao, buona serata. Dopo aver salutato Mike ho fatto ritorno al dormitorio. Dopo scuola, sera. Salve. Ok, certo. Che cosa mi devi mostrare, forza? Esatto, lo immaginavo. Allora, va bene tutto, però. Certo. Scusami, che cosa hai ripulito? Cioè, aspetta, hai ripulito dal sangue che c'era per terra, quindi vuol dire che le ombre lasciano segni comunque del loro passaggio in questo modo? Come la spieghi una pozza di sangue a qualcuno che si sveglia dopo l'ora oscura e dice: oh, c'è del sangue? E vai, abbiamo praticamente Haru anche in questo gioco. Hai fatto benissimo. Ma certo, le piace il giardinaggio? Perché mi trovo qui? Dio mio. Io l'ho detto, in sto gioco c'è la strada del bravo ragazzo con le risposte buone e la strada del pezzo di merda con le risposte da stronzo. Beh sì, visto che già ci siamo. Lo sapevo, guarda. Non l'abbiamo ancora mai visto, ma in teoria penso di sì. Non so come fare. Va bene, sembra interessante. Perfetto. Ogni pianta ha i propri tempi. Tu e i tuoi compagni potete consumare le verdure raccolte per ottenere benefici e torneranno utili nelle spedizioni del Tartaro. Consumare nel senso in battaglia o consumare al di fuori? Ti ringrazio. Speriamo, speriamo che ci sia qualcosa che ci dia tipo la carica o la concentrazione. Ti prego. No, ha fatto un'altra battuta del cazzo, altro che del cavolo. Che bello però, possiamo uscire sul tetto finalmente, ho trovato una chiave. Adesso mi butto di sotto, la facciamo finita prima del tempo. Germogli di pomodoro, raccolte il 4-6, va bene. Me ne ricorderò, ci darà probabilmente HP, non immagino niente più niente meno. Tra l'altro ho notato un dettaglio stupido ma davvero fighissimo. Se noi entriamo nella nostra stanza, lascia giù lo zaino, ovviamente perché siamo nella stanza. Ma se poi usciamo, siamo senza lo zaino. È un dettaglio stupido, lo so, ma è davvero figo. Questa è cura per i dettagli. Sì, i miei voti sono, quelli che mi aspettavo. Ah, lasciami in pace. Sta affogando i suoi dispiaceri nel cibo. I miei voti sono migliori di quanto pensassi. Sembra che l'esame non comprendesse troppi argomenti, per cui ho avuto un po' di fortuna. Vorrei comunque avere abbastanza energia per studiare dopo il Tartaro, però. Dunque, cosa possiamo fare oggi? Giochi e lavoro part time. Beh, oddio, soldi adesso ne abbiamo, però aumentare comunque le nostre statistiche è una buona opzione. Giusto per sicurezza voglio vedere il club escapade se è migliorato qualcosa. La divinazione dell'azzardo, perfetto. Alla fine fascino e coraggio sono comunque buoni. Sarebbe meglio avere il sapere, per carità. Ma il ragazzino che ci è venuto a trovare nel sonno? Niente ancora? Ehi, che si dice? Ehi, come ti sono andati gli esami? Non tanto bene, mi sento soddisfatto. Cosa? Traditore! Cavolo, sono un pagliaccio. Sai cosa hanno detto due del primo anno super carine?
Hai visto i voti degli esami? E quelli degli Ori Senpai? Lui ha la bocca larga, ma il suo cervello non è altrettanto fortunato. Capisci quello che sto passando? Ho il cuore a pezzi e non avremo nemmeno una nuova ragazza in squadra. Era questo il tuo pensiero? No, aspetta, è ancora presto per mollare. Non abbiamo ancora ricevuto la sua risposta. Come possiamo convincerla a unirsi a noi? Devo capire come fare. Quindi sarà grazie a lui che avremo un nuovo companion? Ok, c'è il tizio del mago che onestamente abbiamo trascurato per un bel po'. Tu invece? È che vorrei avanzare la sua questline, era interessante, però che cacchio. Allora, c'è la tizia lì, la nostra cara waifu non c'è. Caro Star Sun e io abbiamo disponibilità. Ah giusto, quindi Raflase ci vende i semi. Andiamo a vedere. Matura in 12 giorni. No, va bene, allora io intanto mi prendo 2 germogli di patate. Oh sì, i nostri semi sono nati per crescere molto velocemente. Abbiamo anche varietà speciali che non si trovano da nessun'altra parte. Perché non provi a coltivarne qualcuno? È quello che farò. Prima però andiamo al santuario e duplichiamo qualche nuova carta. In realtà ho più interesse ad arrivare a domenica piuttosto che ad altri giorni oggi, per constatare se quello che abbiamo fatto con Maya è servito o meno. Perché se anche con Maya che avevamo non si aumenterà, adesso aumenta, vuol dire che a prescindere da tutto arriverà sempre un momento in cui dovremo fare qualcosa di più per poter uscire ancora con le persone. Sono Jack O'Lantern, oh! Porterò luce sul tuo sentiero, hi-ho! Senti, potermi avvicinare a Tomochika. Vabbè, siamo già usciti anche con lui e onestamente siamo a livello 1, quindi non penso avremmo avuto difficoltà. D'accordo, passiamo il tempo con lui. Allora, che ne dici di mangiare il nuovo ramen? Voglio anche conoscerti meglio. Io posso già dire con estrema sicurezza che questo forse sarà il confidant peggiore. So che mi lamento di Junpei, ma ho già capito che tipo di persona è. Questo sta cercando di rimorchiare una ragazza in tutti i modi. Non ci riesce da solo, ha bisogno di qualcuno che lo aiuti. Il suo confidant partirà da non riesco a trovare una ragazza, ci sono tante ragazze carine, mi piacciono tantissime, ma cavolo, sono riuscito a uscire con una ragazza, finalmente! Questo sarà la sua evoluzione. E conoscendo ormai tutto il sistema dei persona, questo qua sarà un coglione e per essergli amico dovremmo rispondergli a tono nel modo giusto. Per forza di cose. Vediamo com'è sto ramen, che è da un po' che non ne mangio un po' anche io, Nonostante l'aspetto semplice, la zuppa ha un sapore ricco valorizzato dai noodles. Mamma mia. Che ti devo dire? Ecco. Madonna mia, stai zitto! È un segreto! Porca troia! Questo ancora, ancora per ora, Sì, sentiamo, Ecco. Guarda, lo sapevo. Mi piacciono tutte. Sono un uomo dagli ampi gusti, io. Lo so. Oh, per uno che ha un anno di vita tutto si deve far piacere, no? È un arrapato che finalmente vuole riuscire a stare con una persona. Ecco. Insegna. Ma tu sei sicuro? Mi ha rivelato il suo piano segreto, senza che il nostro rapporto sia rafforzato. Ma tu sei sicuro che questa persona lo sappia che tu sei interessato a lei e che ci stia? Va bene tutto, però. Ok, ciao. Che strana persona. Cerchiamo lavoratori urgentemente. Ah, quindi oggi si aumenta anche la paga, Purtroppo non abbiamo altri programmi che ci aumentano il sapere. Potrei anche andare volendo a mangiare. Aspetta, a proposito del mangiare, abbiamo aumentato il nostro fascino, è vero? Allora, onestamente sono interessato ad andare allo Shagal Café, però voglio andare a controllare se siamo già a buon punto per poter aumentare ancora di più il nostro sapere. È troppo affollato, porca miseria. Va bene, Shagal Café sì, allora. Lavoriamo qui, forza. Fascino e coraggio. Anche perché abbiamo speso i soldi per le armi, quindi direi che un po' di soldi in più schifo non mi fanno. Alla fine il cactus che ho comprato al negozio tutto a 100 yen era finto. Ecco perché non ha passiva. Pensavo che fosse merito delle mie cure.
Oddio, che ridere! L'hai anche annaffiato con tanto impegno! Se vuoi una pianta vera, prendila in un negozio per la casa o dal fioraio! Chissà, forse stanno parlando del fioraio che siamo andati pure noi? Chi lo sa, dovrei andare a controllare, vero? La campanella è suonata. Chi sarà disponibile oggi? Eccola qui, la mia waifu! E abbiamo Rashaka, perfetto. Ehi, ciao! Oh, Star-kun, stavo pensando a cosa fare visto che oggi non c'è l'allenamento. Il nostro rapporto non si rafforzerà ancora. Allora, come dicevo, non mi conviene ancora fare il nuovo confidant, ovvero Bebe. Aspetterei un po' prima di farlo. Però c'è la bambina, forse, aspetta. Che infatti mi ha scritto, con una faccina, voglio vederti. Così diretta, Maiko, davvero? Vediamo se aumentiamo. Oh, cacchio. Io. Oddio, se adesso gli dico di no sarebbe terribile. Cazzo, sta piangendo sta poverina. Se ce ne andiamo siamo degli stronzi. Grazie. Io. I genitori gli avranno spiegato i motivi o qualcosa del genere. Sono stra incuriosito dalla sua storia. Dovrei sedermi con lei finché non si calma. Eh beh, certo. Porca troia, addirittura? Che esagerazione. Allora, per quanto sia sbagliato, posso immaginare i motivi di questa reazione. Probabilmente avrà detto qualcosa. Sono motivi da grandi, non sono cose che ti interessano, qualcosa del genere. Ovviamente è sbagliato quello che ha fatto il padre. Però cavolo, addirittura arrivare a picchiarla. Perché l'ha fatto è una domanda del cazzo. Sicuramente dobbiamo compatirla, dobbiamo anzi empatizzare più che altro. Chi non lo penserebbe, piccolina? Cioè... quello è sbagliato purtroppo, non... ho capito, però che cazzo. Arrivare a dire ha ragione che t'ha menato, porca troia. No, quello no, però che cacchio. Non lo penserebbero mai, però cazzo. Sembra una situazione tanto esagerata, bisognerebbe sapere i motivi del perché voglio divorziare e tutto il resto. Sarebbe l'idea peggiore. Maiko, no. Maiko, no. Di qualcosa tu però. Di qualcosa. Ho capito, però che cazzo. Sembra che Maiko si fidi molto di me. Ho capito, se si fida tu dici va bene, ti copro le spalle mentre fuggi. È una bambina, ma porca... va bene. Assecondiamo. Certo, ti aspetterò se mai ritornerai. Ho salutato Maiko. Come fai a essere così tranquillo in una situazione del genere? È scemo. Che si dice, coso? Ah wow, il Bob ormai è il minimo sindacale e ancora oggi si può lavorare. Che onestamente ormai, adesso che abbiamo un po' di soldi da parte, non lo faccio neanche più tanto per i soldi, ma più per le statistiche. Anche io sono un po' deluso da Yamagishi-kun. Non è facile trovare qualcuno con il potenziale. Non ti farebbe sentire più fiducia nelle tue capacità avere altri membri nella squadra? È vero, però non per lei, però sarebbe meglio avere sempre altra gente. Beh, visto che non c'è molto altro da fare, passiamo ancora la serata allo Chagall. Ormai questo è diventato il nostro posto di lavoro fisso, altro che part time. Che si dice, coso? Beh, che ne pensi? Calmati, stai buono. Come faccio a calmarmi sapendo che ci sarà un'altra ragazza nel nostro dormitorio? Parla di Fuka Yamagishi, l'ho pure vista in giro. Sembra fragilotta, ma mi fa venire voglia di essere abbastanza forte per tutti e due. Dio mio, fra lui e quello del mago non so chi sia peggio. Porca troia, ho appena realizzato che condividono lo stesso arcano quei due. Deve essere un problema di cervello dei maghi a questo punto.
Vediamo. Oggi spiegherò il periodo Kofun nella nostra storia. In realtà non saprei. Secondo voi è davvero importante? Insomma, potrei mettere insieme delle statue di Creta molto più belle di loro. Non vedo l'ora di arrivare al periodo Sengoku. È molto più entusiasmante. A proposito del periodo Sengoku, c'era un generale che veniva chiamato il falco da guerra della battaglia, Griffiths. A quanto pare è un'altra lezione del periodo Sengoku. Ho sonno. Così, chiudiamo gli occhi, ma guarda, ti direi di no. Ed ecco perché quest'epoca è diventata nota come il periodo Sengoku. Volete sapere di più sul periodo Kofun? Beh, se insistete. Date un'occhiata alla tomba di Kitora a Nara, è piuttosto famosa. Sono rimasto sveglio per ascoltare la lezione. Ma mi chiedo se ci sia come persona 4 e 5 che leggendo libri o cose simili. E tra l'altro si leggono i libri in questo gioco? Me lo sono appena chiesto. Ti sblocca nuove zone da visitare. Le lezioni sono finite. Allora, c'è il maghetto, c'è il carretto, c'è la ragazza nuova, la mia waifu non c'è. Ciao, allenamento e che noia. Però scusami, oggi andiamo! Ho capito, Fra, però non penso che il nostro legame si rafforzerà. Ma è colpa mia o colpa tua a questo punto? Scusa se continuo a disturbarti, ma avrei ancora bisogno del tuo aiuto. Hai del tempo libero, attendo la tua risposta. Ma perché no? Allora, Chihiro, come va? Star-san, gli esami sono finiti. Spero ti siano andati bene. Almeno ora riprenderemo gli incontri del consiglio studentesco. Stai andando a casa? Ti andrebbe un po' di compagnia? Oh, che caruccetta. Ma certo, andiamo. Ok, ma a dire il vero, voglio passare in un posto prima. Ti va di andare insieme all'area commerciale? Volentieri. Ah, questa è una libreria. Ci sono i libri in questo gioco, sì, c'è una libreria di anziani. Che però non vendono libri. Chiusa parentesi. Non c'è problema, non ti preoccupare. Di nulla. Non è importante. È bello guardare anche la gente che si diverte. Davvero, non preoccuparti. Lo so, lo conosco benissimo, tranquilla. Sono amico dei proprietari. Allora, è sicuramente una ragazza a cui piace leggere. Sono indeciso se fare il fighetto o dire la verità. I manga. Perfetto, perfetto. Abbiamo colpito nel cuore. Oh, stai dicendo qualcosa, forse? Solo perché siamo davanti a una libreria vecchia? No, non ti preoccupare, sono miei amici. Dimmi. Neanche un po'. Tu e quei bellissimi occhiali. Ovviamente mi sto divertendo. Non potrei mai annoiarmi di una ragazza come te, piccola. Brava, questo è un risultato. Quello è un piano. Brava ragazza. Solo coi ragazzi è abbastanza palese, quindi perché hai tanta paura? Ok, una storia che va molto a braccetta con quella della bambina, quasi. Proprio pari pari fra un po', Non è una bella storia, però mi ricorda un po' anche quella di Yumi in Persona 4 ora. Certo, è un po' diversa. Mi dispiace. Grazie a te di esserti aperta, allora. Chihiro sembra apprezzare la mia compagnia. Sento che il nostro legame si è rafforzato. Perfetto. Ok, già abbiamo due storie di famiglie un po' così, eh.
Certo, quella della bambina forse è un po' diversa, forse. Alla prossima. Ciao ciao. Ho salutato Chihiro e sono tornato al dormitorio. Quindi la ragazza nuova si è unita a noi? Kimiko. Bentornato. Che strano. Il numero di vittime di sindrome epatica sembra essere nuovamente in aumento. A quanto pare il precedente declino era solo temporaneo, ovvio. Se è così, a cosa serve combattere? Se non facciamo nulla, finiranno tutti per unirsi ai perduti. Il nostro impegno ha tamponato la crisi senza peggiorarla. Già, mi sa che hai ragione. La città sarebbe ridotta malissimo se non potessimo usare le persone. Vero, qualcuno deve pur fermare questo declino. La sera non abbiamo praticamente nulla da fare al momento, se non andare sempre a mangiare. Perché io ho comprato tutti quei programmi per il computer, ma alla fine, ad ora come ad ora, una statistica mi serve aumentare, che è la conoscenza, e l'abbiamo già finite tutte, a meno che non ne sia arrivato qualcuno di nuovo. Non sarà venerdì e quindi non abbiamo ancora modo di scoprire se possiamo prendere il riso. Ah no, possiamo, aspetta. Vediamo. Siamo abbastanza fascinosi per poterlo prendere. Perfetto. Quindi è il terzo livello per poter prendere tutti i panini speciali. Cioè panini, tutti i menù speciali. Proverò il pasto completo di pesce. Suddito gourmet. Hai ordinato dal menù segreto dell'area commerciale. Yes. Ogni boccone è un trionfo di sapori e una festa di DH. Quindi sono sempre due. Però siamo aumentati finalmente, yes. Però cavolo, ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo. Però prende il menù segreto, che cosa è cambiato? In teoria niente, abbiamo sempre preso due punti. Ieri un kawaii del mio club diceva che stanno prendendo di mira qualcuno del secondo anno. Roba da matti, di chi si tratta? Parlano di bullismo subito dopo che la professoressa ha detto: sono contenta che nella nostra scuola non ci sia bullismo. Non lo so, so solo che è una cosa seria. Credevo che la nostra scuola fosse tranquilla, ma evidentemente queste cose succedono anche qui, ovvio. Purtroppo ogni mondo è paese. Hai hai. Tutti silenzio, iniziamo la lezione di oggi. Progedio adio lusem siderum. Siderem. Dal momento che il professore Kote è andato via prima, la lezione di oggi diventa l'apprendimento integrato. Il professore non si sentiva bene, e anche se a me sembrava a posto. Un piccolo avvertimento, accertatevi sempre di sapere cosa avete nel piatto prima di mangiarlo. L'ultima volta vi ho spiegato le basi dell'apprendimento della magia. Oggi ci addentreremo di più nella meditazione. Innanzitutto ripassiamo i modi con cui meditano i maghi. Per rafforzare l'impulso creativo, fonte di tutto il vostro potere magico, osservate attentamente un oggetto reale e ricreatelo nella vostra mente, fin nei minimi dettagli. Questo è il metodo di meditazione occidentale, ma vorrei anche parlarvi dello stile di meditazione orientale. La meditazione in realtà è stata raffinata in Oriente, e i maghi moderni hanno adattato la meditazione orientale al loro stile. Trovate la posizione adatta, ispirate ed espirate profondamente e placcate la mente. È la pratica base dello stile orientale. Praticare la meditazione non è complicato, servono solo del tempo libero e un ambiente relativamente calmo. Basta poco, ma per una sessione adeguata servono almeno 15 minuti. Ora, nello specifico, anzitutto, la postura. Scegliete una posizione che ritenete comoda. Generalmente basta sedersi a gambe incrociate, ma potete provare la posizione del loto, nota anche come Kekafuza. Potreste persino meditare seduti su una sedia. Va bene qualunque posizione, purché sia comoda. Dopo aver rilassato il respiro, chiudete e coprite gli occhi e rilassate anche il resto del corpo. Ora che siete fisicamente pronti, concentratevi sulla mente e sull'anima. Immaginate un simbolo, qualcosa di semplice, magari un grande albero o una luna. Può anche essere la divinità del vostro credo, se lo desiderate. Tuttavia non dovete svuotare la mente, è un malinteso piuttosto comune. Solo poche persone riescono a farlo ed è comunque pericoloso. Rischiereste di perdere il controllo di voi stessi. Non ha tutti i torti, eh? Avere una mente vuota vuol dirla riempirla istantaneamente con qualsiasi altra cosa. Ho sonno. Sai, ti direi anche che hai ragione. Però nonostante tutto, sembra abbastanza interessante come cosa. Allora, cosa abbiamo imparato? Invece di svuotare la mente, potete supportare la meditazione con l'iconografia. Anche le preghiere cristiane possono diventare una sorta di meditazione, anche se recitate con il giusto fervore. In quel caso però, il simbolo immaginato non è presente solo per supportare la meditazione. Affondare nelle profondità della coscienza può essere molto pericoloso. Tuttavia, tenendo a mente un simbolo ben chiaro, eviterete superare il confine e di sprofondare nelle tenebre. Stasera provate pure a meditare se volete. Va bene, per oggi è tutto. Sono rimasto sveglio e ho aumentato la mia conoscenza, che tra l'altro l'abbiamo aumentata già a prescindere oggi. Sono comunque contento. Quindi ci manca il coraggio. Il coraggio che ci serve per aumentare poi il fascino, anche se ormai siamo a buon punto con tutto, credo. Ciao Yukari.
Parlano del ragazzo bullizzato? Stanno ridendo di lui? È una Gyaru, è una cacchio di Gyaru, lo sapevo che lo mettevano. È andata, quindi è una femmina. Staranno parlando di Fuka? Wow, che stronza. Madonna mia. Io direi più che pezzenti. Diventa apatica all'improvviso. Quanto ci fai? 3, 2, 1. Vediamo se c'ho ragione. Ah, strano. Ammetto che pensavo sarebbe successo. Anche se una cosa succede solo la sera. Sei strana, Maki. Hai ragione. Però stava succedendo qualcosa di strano. Per oggi le lezioni sono finite. Io vorrei uscire con l'amico dello sport, ma solo per capire se ho sbagliato io qualcosa o se è così il suo confidant. Anzi, sai cosa possiamo fare? Appunto, se domenica siamo liberi, abbiamo la possibilità di vedere Maya. E Maya aveva lo stesso problema. Se Maya non è aumentata, vuol dire che al momento, con tutti quelli che ci dicono non è possibile aumentare, siamo un attimo bloccati. In teoria non dovrebbe essere così e dovremmo solo passare del tempo per raffinare ciò che abbiamo ancora da arrivare al massimo. Meglio non sprecare tempo se abbiamo già la possibilità di vedere se abbiamo ragione o meno. Ok, andiamo con Onodagiri oggi. Oh, che bella Chiyo. Che è successo? Ciao Chiyo. Oi, Onodagiri. Nanda yo ima no? Otagai no tame tte douyu koto da? Quindi sta dicendo che io non lo sono. Sarebbe pratico dire cos'è successo, però litigare non serve a nulla. Omae datte nonki ni kamaete rarenai zo. Per quello basta giocare a Persona 4 per avere dei detective. Abbastanza. Onodagiri sembra aspettarsi molto da me. Sento, la nostra amicizia sta crescendo. Ottimo. Quindi già livello 2. Ah no, livello 3 siamo. Non me lo ricordavo. Perdonami, Onodagiri. È stato proprio rapido oggi, proprio pam pam. Lecchino. Ah, che palle. Hai ragione, Chiro. Brava. Corri. Corri come il vento. Il mio lavoro è finito. Ma non hai fatto nulla. E se ne va. Possiamo parlare un attimo? Ah, strano. Ammetto che speravo una mezza interazione unica, eh? Però non ha neanche nulla da dirci. Però immagino che la prossima volta che andremo di nuovo al club del consiglio ci sarà anche lei. Sono io. Akiko. Scusa per l'invito improvviso. Pensavo di andare a mangiare qualcosa. Vuoi venire? Sono davanti alla stazione di Watodai. Sai che quasi quasi sì? Dovrei unirmi a lui, ma certo, non è che abbiamo nient'altro da fare, quindi. Allora, senpai. Yo, Star. Hai visto il mio messaggio? Andiamo a mangiare qualcosa. Sanada mi ha invitato con lui. Potrebbe essere un'ottima occasione per conoscerlo meglio. Dovrei passare la serata con Sanada, ma certo. Yes. Ottimo, andiamo.
Il che vuol dire che aumenterà qualche statistica stasera. Certo. L'unica cosa che devo tenere in conto sono i soldi per le vostre armature e i vostri equipaggiamenti. Bene, muoio di fame allora, dai. Prendiamola sul ridere anche noi. Lo sono, solo che vado poco ad allenarmi. Su quello è vero. Lo fai già abbastanza. Chi è? Qualcuno della scuola? Ah, strano. Addirittura, fan emozionata. Andiamo via. È un timidotto. Dai, vieni con noi. Proprio gli spaccano un'altra costa tirandogli le gomita. Dai, vieni con noi, senpai. Lui non sa gestire queste situazioni. Lui è un po' la Chihiro in versione maschio. Addirittura. Star, scappiamo. Ecco appunto. Sanada-senpai. Ma quindi sei famosissimo tu allora? Ah beh, ecco, sono invidioso. Beh, oddio, non è che tutte e due siano buonissime, però brutta storia. Sono un panda. E questo è sicuramente un buon intento. Guarda, la celebrità porta sempre qualcosa di buono e qualcosa di negativo. Dio mio, quante che ore saranno? Le 8? Le 9 di sera? Uomo ostile. Ho capito già che cosa succederà. Ah, sono le tipine di prima, è vero? Certo che sono insistenti questi tipi di persone. Sono le ragazze di prima, ci stavano provando con loro? No, sono le ragazze di prima, ovvio. Vai e aiutale, Akiko. Uno che appena si gira le palle ti tira un pugno. Bravo, bel colpo. Io questo lo conosco. Mosse, ha fatto una schivata. Dio mio, che mosse, wow, è un esperto lui. Mi sembra sospetto, ci vuoi accoltellare. Non è nulla da dimostrare, Akiko, sappilo. No, vengo con te, ovviamente. Ah, wow. Akiko, fai attenzione però, questi potrebbero accoltellarti, sappilo. È l'agente nostro amico, questo? No, agenti normali. I miei sono morti. Esatto. Guarda, lo sapevo che arrivava. Kurosawa-san. Koitsura no ken wa ore ni makasete kudasai.
Adesso ci farà una mezza ramanzina e ci dirà dovete fare più attenzione. Evitate questa gente. Esatto. Non è stata colpa nostra. Perché non hanno esagerato, ovviamente. Ha ragione. Allora, posso dire che ad ora sto poliziotto avrà un ruolo minimo, però è la persona più seria e giusta che ho visto ad ora. Veramente, dice le cose giuste e nell'esatto modo in cui sono. E tra l'altro ci aiuta non sapendo cosa sta succedendo. Un uomo di tutto rispetto, quest'uomo. Sì, signore. Ehi, sono il vostro leader mica per nulla. Contro della gente a caso? Ehi, le fortune arrivano dal cielo, no? Vediamo, che cosa attieni allora? Ah, fantastico. Onestamente basta menarli, quindi saremmo a posto. Secondo me li rincontreremo di sicuro. Quello è vero. Ehi, andiamo a mangiare al nostro solito posto, ovvero a casa. Ma perché no? Ottima risposta. Ah, proprio così? Vabbè. Già sa che rimarremo indietro. Sono tornato al dormitorio di corsa. Dopo aver percorso tutta quella strada sento di avere più energia. Ottimo. Vabbè, 5 HP non è tanto, però. Ah, di lui niente? Mi aspettavo almeno un potenziamento anche per lui. Che fregatura. Vabbè. Non è stata sta grande uscita, ma non avevamo nient'altro di meglio da fare. Hai sentito quella del secondo anno? Ah sì, quella che hanno trovato stamattina a terra davanti al cancello della scuola, giusto? Spero sia solo scappata di casa, ma ho paura che in realtà sia l'inizio di qualcosa di grosso. Che senso? Già, potrebbe venire i giornalisti, le telecamere e così via. Preferirei non averci a che fare. La prima campanella è suonata. Qualcuno è svenuto davanti alla scuola, del secondo anno. Hai saputo della ragazza della seconda E? Purtroppo la gente è così. Lo so, Junpei. No, non ho sentito niente. Anche se in realtà tutti ne parlano, ma non abbiamo sentito nulla noi, Ma la ragazza di ieri intende? La ragazza quella lì che rideva? Purtroppo mi rovino già la sorpresa, ma questo è un meme di Persona 3 talmente vecchio che chiunque lo conosce. 3, 2, 1. Vediamo in italiano com'è. No, dai! Ecco appunto! L'hanno fatta, meno male! Semmai Stupid Pay, che non è buonissima, ma non è male. Sentiamo. Del caso di bullismo? Immaginavo. Ok, quindi succederà qualcosa in questi giorni.
ci sarà qualche intreccio strano. Per oggi le lezioni sono finite e infatti il nostro amichetto lì non c'è oggi, il che vuol dire che in teoria c'è la nostra waifu.